Le aspettative dei dipendenti nei confronti dell'esperienza lavorativa sono profondamente cambiate, questo si vede anche nella nuova rappresentatività che il sindacato oggi ha. E questa frase che ho utilizzato appunto ci dà anche un buon assist per introdurre questa nuova tavola rotonda, questo panel che apriamo adesso, perché parliamo di welfare aziendale. Sicuramente, come dire, nella testa dei nostri genitori c'è l'idea che un figlio debba avere un posto di lavoro, che abbia possibilmente un contratto a tempo indeterminato, appunto, che conferisca tutte le certezze e tutte le sicurezze possibili. I giovani però hanno un'idea molto diversa oggi di quello che li aspetta nel mercato del lavoro, però tutto il tema del welfare aziendale invece, come dire, è un tema che è oggetto di grandissima sensibilità da parte di tutti. Il mondo delle aziende sta sempre di più trattando con le proprie risorse umane, appunto, per erogare servizi di questo tipo, che spesso vengono molto di più apprezzati rispetto ad una, che so, incremento di una retribuzione, un premio di carattere economico, e i dipendenti appunto mostrano crescente interesse rispetto a questa evoluzione che è, appunto, sta vivendo un momento anche abbastanza interessante nel nostro paese, anche se abbiamo ancora un po' di difficoltà perché c'è tutto il mondo della piccola e media impresa che magari fa un po' più fatica ad adattarsi a questo cambiamento e a dare una risposta in questo senso ai dipendenti. Ma insomma ne parleremo poi con profili molto diversi. Per l'apertura appunto di questo panel chiamo sul palco Francesca Sabetta, amministratore delegato di Post Welfare Servizi, quindi Poste Vita, che ci dà una fotografia iniziale che poi utilizzeremo appunto per dibattere con i prossimi ospiti. Grazie. Ecco qua, grazie a lei. Grazie, grazie mille. Allora, dopo quello che abbiamo sentito finora, vi distraggo un attimo con il welfare aziendale, riprendo un secondo il tema del, come dire, dell'essere umano da un lato e delle risorse umane, quindi con tutti noi, e anche della tecnologia. Allora, l'universo di cui vi parlo è inserito in Poste Italiane, non devo descrivere la mia azienda, però sicuramente quello che noi facciamo per i dipendenti è quello che noi facciamo per i clienti. Quindi i tre valori principali sono la semplicità, la vicinanza e l'universalità. Ragioniamo sia dal punto di vista tecnico, quindi parliamo con clienti con app e con dipendenti anche con diciamo le app, con le poste pay, e ragioniamo con web, canali fisici, 13.000 uffici postali, e quindi essendo 138.000 il welfare per noi è molto importante. Però vorrei condividere un linguaggio un po' comune. Quando parliamo di welfare, sostanzialmente parliamo di una serie di bisogni. Sono comunque bisogni di tutti noi, quindi ecco perché mi piace partire dalla persona al centro. E bisogni partono chiaramente da previdenza, protezione, salute, assistenza, grandi diciamo parole che poi si traducono nella nostra vita di tutti i giorni. Ovviamente non ci può pensare solo il singolo, anche se esiste un welfare individuale che parte dal welfare familiare, quello della nonna, quello dei genitori, ma anche quello individuale che facciamo noi stessi quando pensiamo a qualcosa da costruire nell'ambito pensionistico o nell'ambito della salute. Lo fa sicuramente il pubblico, quindi lo fa sicuramente lo Stato, e lo fanno anche le aziende. In questo caso anche vi darò un flash di quello che ovviamente fa e qual è l'esperienza di Poste Italiane. Ci sono poi dei prodotti, dei modi con i quali si arriva sulle persone o sulle aziende o sulla pubblica amministrazione, e nel caso di Poste Italiane li usiamo tutti. Partiamo dal flexible benefit, ma anche il fondo salute. Quello che facciamo per noi lo facciamo per i nostri clienti, quello che facciamo per noi lo facciamo per le nostre aziende, quello che facciamo per noi cerchiamo di portarlo sulla pubblica amministrazione. Allora, quanto vale però tutto questo sistema di cui stiamo parlando? Ho preso un dato del 2016 Censis volutamente, perché diceva 670 miliardi, ma cresce o decresce? No, è un dato che cresce. È un dato che cresce in tutte le sue componenti. Siamo arrivati a numeri che toccano gli 800 miliardi. È una cosa che fa un po' paura, però in tutte le sue componenti questo è il tema nel quale si parla
in linea generale di welfare, dove ricordiamo che non è solo una componente appunto monetaria, ma dietro questo ci sono altre componenti. Abbiamo toccato il tema dei flexible e quindi dietro ci sta tanto, ci sta anche istruzione, formazione, tutto questo è anche welfare. Poste risponde in tanti modi nella sua esperienza. Ho detto risponde per i propri dipendenti e risponde per il mondo intorno a noi, quindi risponde in forma multicanale, risponde in forma fisica, con diciamo offerte che si eroga ai dipendenti, decide come esperienza poi di metterle a disposizione del resto del sistema e quindi con le nostre reti, con i nostri uffici postali, con i nostri portalettere arriviamo comunque nelle destinazioni. Basti pensare, abbiamo 1,5 milioni di visitatori nel nostro sito con i quali poi dopo ci relazioniamo. Questo universo welfare poi ha dei, come dire, dei focus molto forti. Uno di quelli forti ovviamente è tutto questo mondo di cui si parla, l'assistenza, i servizi di assistenza, si parla tanto di caregiver e quant'altro. Ho sentito prima, liberiamo tempo, il tempo è diventata la risorsa fondamentale, un tempo che ci serve per tanto, da dedicare a noi stessi, alla famiglia, agli anziani e ai genitori. Perché quindi questo bisogno di welfare, visto che interagiamo comunque nelle nostre aziende con persone, con famiglie, con i nostri problemi, perché questo tema esiste? Esiste perché chiaramente siamo un paese dove c'è un aging, un'età che avanza, direi anche grazie a Dio e grazie alla tecnologia, e quindi è chiaro che questo ci pone di fronte a una serie forse di nuovi servizi, anche tecnologici, anche quello che ci sembra oggi molto lontano, in realtà può aiutarci nella vita quotidiana. È giusto che ci sia un welfare di cui prendere considerazione e consapevolezza, perché le famiglie oggi rinunciano alla cura degli anziani, rinunciano alla cura dei figli. E questo dato della rinuncia che tocca il 40%, il 45%, è una cosa impressionante, sulla quale poi dietro sì, sicuramente ci può essere una rinuncia legata a un qualcosa che non emerge, però in realtà si sente tanto parlare di queste necessità. E dopodiché c'è una spesa medica privata che sale, perché io per un figlio, per me stesso, per una necessità, comunque mi muovo. Questi sono dati che ci rendono sensibili, perché nelle nostre aziende e Poste Italiane, ricordo siamo 138.000, quindi sono 138.000 famiglie, noi lavoriamo con circa 4 milioni di famiglie che a loro supporto hanno bisogno di tempo per gestire il figlio, il genitore, la casa, il proprio problema, quindi risposte che sono intorno a noi, nella nostra vita quotidiana, nelle nostre aziende, nel nostro corrente. C'è un bisogno poi di mettere insieme tutte queste cose, perché è difficile trovare il tempo o accedere a una prestazione, perché è difficile trovare un welfare, un'offerta che metta insieme tutte le necessità e non risponda solo a una cosa verticale, quindi non ci costringa ad andare solo in una direzione. E diciamo, perché ci sono anche tanti bisogni non emersi. Dietro questo si è costruito il welfare per i dipendenti di Poste Italiane e per Poste Italiane verso i propri clienti e le proprie aziende. Quindi come ci muoviamo? Ci muoviamo con quel filo comune dove le poste, quando diciamo proverete un prodotto, cerchiamo di condirlo anche di un elemento che sia anche sociale, un'offerta che sia legata anche a un servizio, quindi all'interno dei nostri prodotti, piuttosto che, dice uno sponsor, no, è la vita quotidiana dell'esperienza di welfare di Poste. Perché se costruiamo un progetto di flexible benefit, come abbiamo fatto attraverso gli stakeholder, ovviamente pensiamo che questo sia un processo che può essere messo a fattore comune comunque delle esperienze delle aziende con cui ci relazioniamo. Perciò cos'è welfare per Poste?
Parto dall'esperienza del fondo sanitario perché vi ho parlato di salute. È accessibile per tutti, tutti i nostri dipendenti, è un network dove si può andare in tutta Italia, non c'è bisogno di una barriera all'accesso, di un call center che ti autorizzi. Quello che stiamo facendo appunto lo offriamo anche agli altri clienti, perché l'esperienza che funziona per noi può funzionare anche per gli altri. Il flexible benefit, la scontistica, non solo quello che lo Stato ci dà come giustamente quello che mette a disposizione o come contrattazione chiaramente con gli stakeholder, ma mettiamo anche a disposizione una customizzazione, quindi quello che pensiamo possa essere utile come accesso di convenzioni scontistiche costruite su misura. Noi le abbiamo costruite su misura per noi, per un'altra azienda forse possono essere costruite in forma diversa. La forma del buono pasto, il ticket restaurant per noi è sostanzialmente anche una Poste Pay. La parte della previdenza, ovviamente in una quota un po' più piccola, pensiamo all'asilo, alla formazione per i nostri dipendenti. Quello che facciamo è replicare questi valori sulle nostre offerte, ma soprattutto quello che mi è piaciuto è coniugate e coniughiamo insieme questo mondo di tecnologie che ci aiutino per un momento di trasformazione importante che comunque stiamo attraversando ed è crescita. Grazie, grazie dottoressa Sabetta, che adesso naturalmente del nostro panel raggiungo, come avete visto si è arricchita la rosa delle seggiole, per cui il panel adesso è particolarmente nutrito, anzi questo me lo lascio qua. Allora, parleremo di case history, naturalmente profili giuridici rispetto anche alla contrattazione aziendale per l'erogazione di questi servizi, e poi vi racconteremo anche come funziona una piattaforma che eroga questi servizi per le aziende, come si forma anche un pacchetto di servizi in questo campo, nel campo del welfare aziendale. Allora, devo chiamare sul palco Sonia Malaspina, HR Director Sud-Est Europa di Danone, che era vicina a me seduta, non ci siamo neanche parlate, neanche strette le mani, ma non importa, lo faremo adesso. L'avvocato Sergio Alberto Codella, socio di Bussien Newton Partners, che sta arrivando, grazie. Emanuele Aloise, area manager nord di Easy Welfare. E poi il professor Francesco Amendolito, founder e managing partner di Amendolito Associati, docente di diritto del lavoro all'Università Louis-Jean Monnet. Eccoci qua. Siamo tutti, sì, forse... Manca l'avvocato. Prego, no, sedetevi pure, grazie. Eccoci qua, perfetto. Abbiamo composto tutto il panel. Allora, non voglio essere maleducata. Come potete immaginare, i tempi sono stati bruciati già completamente. Come ogni convegno che si rispetti, i tempi non vengono rispettati. Per cui vi chiedo velocità, ma andiamo alla ciccia appunto della questione che vogliamo dibattere questa mattina, perché insomma il mondo del lavoro, pur nella sua rivoluzione tecnologica, si trasforma anche in questo senso e mette al centro della sua attenzione anche l'individuo. Dottoressa Malaspina, l'esperienza di Danone in questo campo è veramente incredibile, partita da molto tempo, forse anche una grande componente personale in tutta la politica di Danone appunto di erogazione di servizi di welfare aziendale. Parte ovviamente una società, una grande compagnia, una multinazionale che si occupa di alimentazione per bambini, non poteva non pensare alle loro mamme. Ci racconta un po' che cosa avete fatto e che cosa fate anche in questo momento, in questo campo. Certo, volentieri. Buongiorno a tutti. Allora, la nostra esperienza di welfare parte dal 2011. Io la racconterò in maniera un po' diversa, perché in realtà parte dal singolo individuo. Qui abbiamo visto una bellissima presentazione con grandi numeri. Io partirò un po' dal perché l'abbiamo voluto fare. L'abbiamo voluto fare come forma di ingaggio delle persone, proprio perché ai tempi c'era stata l'esperienza Luxottica che aveva per prima, si era portata avanti ancora prima della normativa che poi è venuta con la legge di stabilità del 2015, quindi studiando quel modello noi abbiamo iniziato facendo un sondaggio internamente per capire i bisogni e l'esperienza, i bisogni delle persone. Perché io percepivo che c'era una necessità di
vivere un'esperienza positiva all'interno dell'azienda, non solamente attraverso la retribuzione monetaria, ma soprattutto le nuove generazioni che entrano in azienda, i cosiddetti millennial, che adesso siamo passati anche alla generazione successiva, quindi avevano proprio bisogno di vivere, di avere un'azienda e di vivere adesso, e ancora così, un'esperienza positiva in azienda. Quindi cosa poter mettere a disposizione che andasse bene però per tutti, perché noi abbiamo varie generazioni da soddisfare. E quindi lo strumento, all'interno di una politica che voleva valorizzare ogni singola persona nel posto di lavoro, per cui è iniziato un percorso nel 2011 di forte supporto alla maternità e alla paternità, che ci ha dato dei risultati straordinari in questi 8 anni. Il 42% delle donne che rientra dalla maternità in questa azienda ottiene una promozione. Sì, al rientro dal congedo. Vuol dire che la maternità non è più un tabù nel posto di lavoro, almeno per noi, ma è una esperienza che ti restituisce una professione, una professionista migliore da un punto di vista manageriale. Certo, soddisfatta. E quindi il welfare per noi in questa idea di aiutare organizzativamente mamma e papà da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista culturale, ma anche economico, il welfare rientra e quindi l'abbiamo proprio lanciato anche con un dialogo con le parti sociali, anche se non è entrato in contrattazione naturalmente a quei tempi, adesso si può dopo il 2015, ma proprio chiedendo alle persone di cosa avevano bisogno per sentirsi meglio al lavoro. E quindi abbiamo iniziato con le famose piattaforme che adesso sono diventate patrimonio, no? Abbiamo visto le numeriche, il welfare è diventato comunque un'esperienza che le grandi aziende soprattutto hanno abbracciato e dovremmo farlo calare nelle piccole, quindi con tutta una serie di possibilità e di scelte. È entrato nel 2015 in contrattazione collettiva anche a livello sindacale ci restituiscono le persone un fortissimo gradimento, perché io posso veramente spendere questo importo che negli anni è cresciuto, e per noi oggi parliamo di un importo di 2.000 euro nette all'anno per ogni dipendente, che può essere speso in varie forme. Naturalmente la forma, l'importo, la percentuale maggiore sono in spese di accudimento dei figli, di istruzione e di educazione. Questo è, diciamo, la maggioranza percentuale, però poi ci sono anche tutte le varie forme, per esempio i millennial, la popolazione giovane lo mette in spese di ricreazione, svago, che sono le palestre, conciliazione vita lavorativa e professionale. La popolazione un po' più anziana, che ha già i figli grandi, lo può mettere in viaggi, lo può mettere nei fondi pensionistici, quindi è veramente uno strumento super flessibile e che dà alla persona una possibilità di adattamento sulle proprie esigenze, e lo sceglie la persona, e questo è anche molto importante. Io ho delle metriche di riscontro, di ingaggio delle persone, naturalmente sempre in questa politica in cui abbiamo veramente fatto crescere anche il management femminile. Calcolate che oggi ho una percentuale di 40, sulla popolazione manageriale il 45% è rappresentata dalle donne, e quindi diciamo che abbiamo veramente lavorato sulla valorizzazione e la possibilità di espressione di ognuno nella nostra azienda. Abbiamo dei risultati di ingaggio altissimi, un assenteismo che è inferiore all'1%, una grande fidelizzazione delle persone chiave e chiaramente un abbassamento di tutti quelli che sono i costi che poi un turnover alto di persone chiave mi dà. Di motivazione delle persone che fanno l'extra miglio come se l'azienda fosse propria, quindi delle 3 aziende di Danone, quindi Melline e Nutricia sono tra i primi 10 posti del Great Place to Work, quindi io avevo un obiettivo che era l'ingaggio delle persone in un momento dove economicamente si fa fatica, e questo mi ha restituito il welfare con una diciamo un investimento che mi ha dato un grande riscontro, ecco, quindi certo. È sostenibile nel tempo. Il nostro welfare, il nostro contributo, abbiamo scelto di non legarlo a obiettivi economici, non è come il premio produzione che è legato alla performance dell'azienda, l'abbiamo scelto, è un'attenzione nei confronti delle persone che va al di là degli obiettivi dell'azienda, è stato un passo coraggioso,
e che poi ogni azienda può decidere se legarlo o non legarlo, quindi la legge dà anche la normativa una flessibilità di decisione in questo, però l'apprezzamento e l'ingaggio che abbiamo ottenuto è stato molto forte. Certo, allora in questo caso chiaramente abbiamo raccontato un esempio di una best practice assoluta. Lo stivale è lungo, però nel nostro paese le aziende hanno dimensioni differenti e anche sensibilità diversa rispetto appunto a queste pratiche. Emanuela, Aloise, volevo andare subito ad Easy Welfare affinché lei ci possa raccontare, ci possa dare un osservatorio, un quadro relativo appunto ai trend del settore. Noi stiamo parlando di una platea di professionisti, ma come sempre direi che forse è anche il caso di non dare per scontato che tutti sappiano tutto. E quindi esattamente quando parliamo in questo momento di welfare aziendale, di che cosa stiamo parlando, quali sono i servizi appunto richiesti maggiormente dai lavoratori e quelli che in questo momento le aziende italiane sono in grado di negoziare con loro, di erogare, di garantire? Sì, buongiorno a tutti. Indubbiamente Easy Welfare da questo punto di vista può sfruttare anche un po' la sua posizione di osservatore privilegiato di un settore che è quello dei flexible benefit, quindi da un certo punto di vista in qualche modo una delle componenti del welfare aziendale, ma indubbiamente una delle componenti anche più rappresentative, che ci dice molto anche di quali che sono le tendenze in generale appunto dello sviluppo del welfare. Easy Welfare lo fa in particolar modo utilizzando come osservatorio un'analisi che conduciamo ogni anno sul il panel dei nostri clienti. Parliamo quindi rispetto ai dati che adesso vi citerò, di più o meno 600 aziende e 300.000 dipendenti. Questi sono un po' l'ordine di grandezza che ci dà un po' l'idea in generale di quanto il mercato in Italia stia appunto crescendo. In che modo sta crescendo? Sotto tanti punti di vista. In primis dal punto di vista normativo, gli ultimi 3 anni hanno in qualche modo ridefinito l'assetto normativo appunto fiscale, generando delle opportunità importanti, in qualche modo anche trasversali, a prescindere poi dalla dimensione aziendale, opportunità di accedere a una serie appunto di importanti strumenti di welfare. Un altro elemento importante oltre a quello normativo è anche un elemento, è stato citato anche negli interventi precedenti, legato proprio all'evoluzione della contrattazione, quindi in generale il tema delle relazioni industriali. Il welfare è sempre di più un elemento che fa parte della contrattazione tra le parti. Il numero di ad esempio contratti integrativi depositati che contemplano la componente del welfare è in rapida ascesa e è facile prevedere che lo sarà anche nei prossimi anni. C'è poi un tema, un'evoluzione tipo culturale, quindi da questo punto di vista sia le aziende che i dipendenti, se fino a soli 3-4 anni fa avevano magari una scarsa conoscenza del tema del welfare, dei flexible benefit, ormai conoscono anche solo indirettamente di che cosa si parla, e quindi questo pone i provider come Easy Welfare di fronte anche a sfide importanti, quindi sicuramente una delle sfide è quella di offrire dei servizi che siano in qualche modo più ampi possibili, siano in grado di rispondere alle esigenze di fasce di popolazione molto diversificate, in primis le nuove generazioni, e dall'altro appunto di semplificare sempre più possibile l'accesso a questi strumenti. Da un punto di vista appunto generale, i dati ci dicono che il segmento delle piccole e medie imprese, che negli ultimi anni era stato quello un po' meno toccato dalle evoluzioni anche del settore, sono quelle che soprattutto negli ultimi 2 anni sono state in qualche modo più coinvolte anche da questo cambiamento, ed è facile prevedere che nei prossimi anni lo sarà sempre di più. Citavo prima appunto il tema della contrattazione sindacale. In generale i dati ci dicono anche che comunque, al di là poi di quello che è cambiamento normativo che ha aperto la possibilità appunto di inserire nella contrattazione di secondo livello il welfare, così come sono stati introdotti all'interno dei contratti collettivi degli elementi obbligatori di welfare, i dati ci dicono anche che più del 70% delle aziende, e mi riallaccio anche all'intervento di poco fa, erogano welfare in una modalità cosiddetta liberale, unilaterale, quindi a prescindere anche da quella che è la contrattazione di secondo livello. Questo è un elemento importante perché appunto sono molte le aziende che non
legano l'erogazione del welfare a quelli che possono essere dei risultati economici e banalmente insomma dei premi di risultato. Quindi è un elemento che comunque rimane una costante. Il dato sicuramente più positivo è che molte aziende ormai associano le cosiddette fonti di finanziamento. Tanto per diciamo semplificare le possibilità in questo senso, ne esistono tre: una l'ho citata, è la liberalità, quindi in qualche modo un'iniziativa che l'azienda mette in campo a prescindere appunto da qualsiasi tipo di contrattazione. Una è legata appunto al contratto collettivo, quindi molti contratti collettivi introducono obbligatoriamente una componente di welfare, quindi questo è un indicatore importante. Ha iniziato il contratto del metalmeccanico, ma a breve insomma si prevede che molti altri l'hanno già fatto, ma molti altri seguiranno l'esempio. E una terza componente è legata appunto al premio del risultato. Molte aziende utilizzano non solo una, cioè non un'unica fonte di finanziamento, ma associano più fonti. È un dato direi rilevante. Ecco, quindi se lei ci dovesse indicare le modalità prevalenti di implementazione di iniziative di welfare aziendale all'interno delle imprese italiane, quali potremmo definire? Sì, diciamo da questo punto di vista, come dicevo poco fa, sono fondamentalmente queste tre. Dopodiché, in termini di attuazione di quello che è il piano, diciamo che lo strumento principale attraverso cui poi si dà in qualche modo voce a questa istanza è lo strumento della piattaforma, quindi uno strumento tecnologico all'interno della quale poi il dipendente può, secondo le proprie necessità, secondo i propri bisogni, andare ad accedere a una serie di servizi che spaziano dai rimborsi per le spese appunto di istruzione, rimborsi per le spese sanitarie, fino a servizi più legati appunto all'ambito della cultura, del tempo libero, fino poi ad arrivare appunto al tema della previdenza. Quindi diciamo che il panel in questo senso è cresciuto molto negli ultimi anni, sia per un tema diciamo di carattere normativo, essendo stati in qualche modo estesi i vantaggi fiscali, sia per un tema legato all'offerta anche che i provider sono ormai in grado di offrire. Quindi gli ultimi anni in particolare hanno generato una moltiplicazione in qualche modo anche di possibilità. Quello che è un elemento sicuramente importante, direi imprescindibile, e quindi mi riallaccio insomma alla domanda sulle modalità di implementazione, sicuramente la piattaforma è uno strumento, ma un elemento cardine è come io all'interno dell'azienda poi riesco a veicolare, comunicare correttamente il messaggio di quello che sto offrendo al dipendente. Questo si diciamo impone a tutti i livelli, inteso proprio come tutte le fasce di popolazione aziendale, perché chiaramente ecco, la sfida principale che noi vediamo, come dire, che le aziende si trovano a gestire, è comunicare in maniera anche differenziata appunto rispetto ai target di popolazione a cui il piano. Certo, quindi sensibilità crescente, una cornice legislativa e normativa in questo momento anche chiara di supporto all'implementazione appunto di queste politiche, però ancora molte aziende che sono un pochino all'anno zero, possiamo dirlo, qualcuna che non ha probabilmente ancora preso in considerazione la possibilità di erogare questi servizi appunto alle proprie maestranze, chiamiamole così, anche se questo termine mi sembra ormai caduto completamente nel dimenticatoio, non è più neanche da utilizzare. Avvocato Codella, insomma, quali sono, dal suo punto di vista, se ha un'esperienza in questo senso da raccontarci, i timori più diffusi da parte di quelle aziende che appunto non sono ancora pronte ad adottare una politica di questo tipo al loro interno? Allora, oggi parliamo di esperienze, mi fa piacere che io che sono un avvocato giuslavorista posso raccontare la mia. Si è parlato di eccellenze prima, di esempi assolutamente virtuosi. Io invece porto assolutamente esempi non virtuosi, nel senso che nel mondo del welfare, per quanto mi riguarda, ci sono ancora poche idee molto confuse. Molto spesso ci chiamano aziende perché hanno la volontà, dicono, di introdurre sistemi di welfare, poi ci sediamo attorno a un tavolo tendenzialmente tondo e capiamo che o non si sta parlando di welfare oppure non si ha la minima idea di cosa sia il welfare. Perché? Tendenzialmente il ruolo del consulente qual è? Dell'avvocato. Ci chiamano solitamente per fare una riorganizzazione, ci danno l'obiettivo e ovviamente noi dobbiamo arrivare a quell'obiettivo. È esemplificativo che quando si parla di welfare, diciamo, il ruolo dell'avvocato giuslavorista è assolutamente invertito, cioè abbiamo una rivoluzione copernicana del tavolo, cioè ci sediamo e il nostro cliente si aspetta che noi diciamo a lui cosa gli serve.
Questo per capire in realtà quanto ancora si sappia poco del welfare, come se ci fosse un vestito unico da poter, diciamo, appiccicare, perdonatemi il brutto termine, ad ogni azienda. In realtà il welfare deve essere esattamente l'opposto, cioè io mi aspetterei che un'azienda mi chiamasse per dire: io ho una popolazione giovane, quindi tendenzialmente mi potrebbero servire sistemi di welfare come asili nido, oppure ho una popolazione anziana e quindi ci servono magari badanti. Che conosca già quelli che sono i suoi bisogni in modo da costruire un'offerta tailor made, ma poi gli dovrebbe intervenire di welfare, forse neanche l'avvocato è giusto che dia questi suggerimenti. Ma la cosa più divertente sono sulle fonti istitutive, perché qualche volta mi sono trovato a dover rispondere alle domande: avvocato, ma secondo lei è meglio un regolamento, un accordo aziendale o la lettera individuale del lavoratore? Cioè, che è una cosa un po' buffa, cioè non c'è una soluzione unica, bisogna capire qual è l'obiettivo dell'azienda. Probabilmente in alcune occasioni sicuramente è meglio un regolamento perché ha determinate caratteristiche di unilateralità, in altre occasioni è meglio l'accordo aziendale perché ovviamente da un punto di vista fiscale e previdenziale può offrire determinati vantaggi. La cosa importante è che quindi bisogna fare ancora tanto, e oggi è importante parlare di questo. Suggerisco sempre una cosa: bisogna capire che vestito portare, che è probabilmente un costume da bagno adattissimo in spiaggia, ma non forse in montagna. Quindi qual è la difficoltà maggiore? È il non capire che il welfare è qualcosa che soprattutto è utile per l'azienda, ovviamente per i lavoratori, ma per l'azienda, per rendere più produttiva l'azienda stessa. Non c'è una soluzione unica, e prima, è per questo che forse ci sono professionalità così diverse attorno a questo palco, perché ognuno deve fare il suo compito. Credo che quello dell'avvocato giuslavorista sia quella di offrire, una volta che è stata data, diciamo, la mappatura dell'azienda, la soluzione normativa migliore. Non è unica, ci dovete chiamare e noi poi ve la diciamo. Certo. Grazie. Professor Amendolito, so che proprio questo punto per lei è quello di particolare interesse, cioè darci un'immagine rispetto a quello che può essere uno sviluppo strategico aziendale nel caso in cui questa azienda adotti iniziative di welfare aziendale. Come appunto questi strumenti possono rappresentare anche un viatico in questo senso? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Mi fa piacere, diciamo, se le ha dato un assist proprio perfetto, non ci siamo messi d'accordo però. Infatti, perché il problema è proprio questo, cioè è l'utilizzo che si fa della norma, una norma che nel suo aspetto teleologico e gli obiettivi che si pone è positiva, anzi è sinergica con tutto quello che oggi noi abbiamo già analizzato, incominciando da Ortensi, cioè il cambiamento in atto. E in questa fase di cambiamento anche la normativa sul welfare è uno strumento positivo, propositivo, utile in quest'ottica di cambiamento. Il problema, che appunto come ha accennato già il collega Codella, cioè non viene utilizzata così come il legislatore ha prospettato. Cioè il problema è porsi questa domanda, cioè il welfare come strumento per compensare quell'insoddisfazione nel ruolo del lavoro, dell'insoddisfazione rispetto alla retribuzione da parte del lavoratore, oppure come strumento per ottenere un maggior senso di appartenenza, un maggior coinvolgimento del lavoratore all'interno dell'azienda. Io, guardi, mi sembra che è stato Easy Welfare, diciamo, Aloisio, che ha accennato ai contratti che hanno reso obbligatorio il welfare aziendale. Io sinceramente non vedo di buon occhio questo l'obbligo. L'obbligatorietà, perché ha sminuito l'importanza della norma e quindi ha fatto perdere quello che invece, e quindi mi riallaccio alla domanda che lei mi ha fatto, l'opportunità di sviluppare strategicamente un'impresa, di migliorare la produttività aziendale. Cioè in quella che è la nostra consuetudine diciamo lavorativa, in quello che è il nostro quotidiano lavoro di consulente per le aziende, mi capita di trovare, di impattare in aziende chi ha reso obbligatorio il contratto collettivo, che ha reso obbligatorio l'introduzione del welfare nelle aziende, per esempio quello dei metalmeccanici. Mi trovo in aziende che dobbiamo ottemperare a questo obbligo. Conosci un'azienda che ci può vendere aiutare, il software ci può per la gestione, la cioè, dobbiamo, ci tocca, lo dobbiamo fare. Oppure aziende che ti chiamano e ti dicono, non so se è capitato anche al collega, dice: ma io mi parlo di questo welfare, però in realtà io non ho soldi da investire. Esatto. E nell'ottica di questo welfare. Il problema è proprio questo, cioè il benessere fisico del lavoratore si deve tramutare in affettività positiva al lavoro. Come poter effettuare questo?
non serve soltanto, sul rapporto index di Generali si hanno individuato ben 12 aree di intervento welfare all'interno delle aziende, dalla salute al benessere, allo sport, eccetera, agli asili nido, eccetera, eccetera. Però in realtà si può collegare, per poter tramutare in strategia propositiva questa norma, si può coniugare il raggiungimento di questi obiettivi di benessere psicofisico del lavoratore al raggiungimento di quel benessere organizzativo aziendale. Attraverso progetti di Lean Organization si possono anche riorganizzare, riformare quelle che possono essere le performance lavorative di ciascun lavoratore. E in questo senso poi garantire una premialità che si tramuta. Oggi le due leggi di stabilità, quella del 2016 e del 2017, hanno fatto sì che le premialità aziendali si possono tramutare in servizi welfare. Ebbene, questo fa sì che si può conciliare, unire l'obiettivo di benessere aziendale, di welfare aziendale, con l'obiettivo di maggiore produttività, di raggiungimento degli obiettivi. In questo modo il lavoratore si appropria degli obiettivi aziendali, in un'ottica, al contrario di quello che ontologicamente si pensa nella dottrina classica giuslavorista, in un'ottica di non conflitto, ma in un'ottica di collaborazione, come tra l'altro recita il vecchio codice del 1942, l'articolo 1094. Le faccio solo un esempio e credo di aver esaurito la risposta alla sua domanda. In un'azienda della provincia di Cuneo c'era si era visto da un'analisi legata appunto a una necessità di fare cost cutting, perché in realtà è proprio questo, cioè gli imprenditori anche loro non hanno ben chiaro quale potrebbe essere l'opportunità di questa normativa. Emerse che praticamente era un'azienda della logistica molto importante, c'erano all'incirca un 600.000 euro di spese annuali per incidenti stradali fatti dai propri lavoratori, dai dipendenti, o anche per incuria molto spesso nel parcheggiare i mezzi, certo, all'interno dell'azienda, eccetera. Si è pensato ad una riprogettazione delle premialità, andando ad erogare, attraverso appunto un accordo aziendale, quel saving che veniva fatto dai minori incidenti stradali che si sperava accadesse, tramutati in premi per i lavoratori. Bene, dopo un anno di una moral suasion che è funzionata benissimo. Dopo un anno di attuazione, praticamente il saving è stato di circa 400.000 euro, che poi sono stati riversati in servizi welfare sotto forma di premialità. Ma questo potrebbe anche dire, vabbè, ma quindi stai riversando sempre il solito discorso economico, no, del quid pluris rispetto alla retribuzione. No, perché questo percorso, condiviso con i sindacati, ha dato un senso di appartenenza all'azienda e al miglioramento, certo, dell'azienda, migliore per i lavoratori. Cioè i lavoratori hanno toccato con mano che si può fare qualcosa di più per migliorare, certo, l'azienda, l'organizzazione aziendale, e quindi automaticamente, conseguentemente, la produttività e la redditività aziendale. Un veloce commento rispetto ad un'osservazione fatta dal professor Amendolito. Dottoressa Savetta, la volevo fare a lei questa domanda. Il punto del grimaldello legislativo, noi non lo vediamo di buon occhio, perché tutte queste iniziative dovrebbero venire di spontanea iniziativa da parte delle aziende, che ci tengono chiaramente ad implementare buone relazioni con i dipendenti. Ci sembra tutto abbastanza ovvio e scontato. Mi ha ricordato un po' il dibattito sulle quote rosa, no? Quella legge lì faceva un po' orrore a tutti, a tutte noi donne anche. Dopodiché si è partiti, si sono misurati anche i risultati rispetto a quell'iniziativa, che sono oggi concreti sotto gli occhi di tutti. Quindi non ci piace che una legge abbia spinto verso quella strada, poi però di fatto è servita. Secondo lei è un parallelo che funziona? Allora, parto dal fatto che, come dire, potrei rappresentare una quota rosa dico che purtroppo c'è un'accelerazione in questo senso nella riflessione. Condivido tutte le cose che sono state dette nella tavola rotonda. Il tema è, intanto, iniziative come questa secondo me aiutano a parlare di queste tematiche, certo, quindi ovviamente svegliano, però un'attenzione, come diceva prima, non è il ruolo del giuslavorista o altro, è l'esperienza di un'azienda, di una comunione che è fatta di persone, che sicuramente mettendo insieme
uno strumento legislativo che fa parlare con sensibilità diverse, che sono o per ruolo, le HR, o per genere, anche la quota rosa, in realtà mette insieme esigenze che aiutano probabilmente a rafforzare il raggiungimento di obiettivi che poi non sono della singola azienda, ma che ognuno di noi può, diciamo, stimolare, perché poi nella famiglia avviene così e l'azienda, diciamo, passatemi il termine, nella sua natura originaria probabilmente c'ha anche questo tema dove devi mettere un po' di tuo. Io l'accelerazione legislativa la accolgo sempre favorevolmente. Da sola non può funzionare, parlarne è importante. Direi che l'HR come ruolo però può appropriarsene fortemente, perché può stimolare il dialogo con tante parti, ma anche, diciamo, come dire, stimolare anche la parte economica dell'azienda, perché se poi questo non viene per liberalità, ma avviene perché c'è un approccio, diciamo, di supporto fiscale, ben venga. L'importante è che si cominci a raggiungere l'obiettivo, certo. Poi la spontaneità pian piano arriva, diciamo. Emanuela, Luise, d'accordo con questo punto di vista? Quante aziende vengono da voi con l'obiettivo di confezionare un pacchetto di servizi, appunto, da erogare ai propri dipendenti, con l'idea di dire: dobbiamo rispettare il dettame di legge, quindi facciamolo? E voi riuscite a ribaltare anche un po' il dibattito, ponendolo proprio in una prospettiva di opportunità, sì, per l'impresa? Condivido in pieno, nel senso che noi negli ultimi 2 anni in particolare siamo arrivati a confrontarci con aziende che probabilmente non avremmo mai incontrato se non ci fosse stata, da questo punto di vista, l'accelerazione normativa, l'accelerazione di cui parlavamo. Normativa. No? È chiaro che è un primo step. Molto spesso, come dire, anche rispetto a quello che è anche il ruolo dell'HR, l'elemento del contratto collettivo ha in qualche modo creato le condizioni e consentito quindi a chi si occupa, appunto, di risorse umane di cominciare a parlare in maniera anche concreta di questi temi. Ripeto, senza magari questo tipo di accelerazione sarebbe passato molto più tempo. Quindi da questo punto di vista condivido, perché quello che è avvenuto poi anche materialmente a livello anche di numeriche, di dati, sono tantissime le aziende che si sono, diciamo, dotate di una piattaforma per il fatto, appunto, di dover ottemperare un obbligo normativo. È chiaro che poi distinguiamo fra le aziende che lo hanno fatto in una logica anche virtuosa, quindi chi poi ha utilizzato questo strumento come leva, diciamo, importante per, torno al, diciamo, all'argomento che citavo prima, quindi per incrementare anche una cultura sul tema attraverso delle iniziative di comunicazione, su questo innestare delle iniziative ulteriori. E chi invece ha inteso, insomma, fermarsi a quella, in qualche modo, a quella prescrizione normativa, e quindi ha utilizzato, diciamo, la piattaforma come mero strumento. Questo è indubbio, nel senso che non tutto, ecco, il panorama delle aziende italiane in questo senso è molto ampio e variegato, però indubbiamente è una condizione che ha consentito al mercato del welfare di crescere, di maturare da ogni punto di vista, quindi dal punto di vista dell'offerta, perché questo ha comportato il fatto che chiaramente dovendo poi far, diciamo, ottemperare un obbligo, siamo passati da una logica magari di piani welfare limitati ad alcune fasce di popolazione aziendale a piani che invece riguardavano tutte le aziende. Quindi ancora una volta ci siamo trovati di fronte alla necessità di offrire dei servizi che fossero in qualche modo più trasversali possibile. Certo, senta, solo un commento di 30 secondi perché sto rubando tempo, fra un po' vengono a sgridarmi, però mi interessava. Siamo in un contesto in cui parliamo di mercato del lavoro che cambia faccia, anche i piani formativi sono adottati come iniziativa di welfare aziendale, perché noi quando parliamo di welfare ci sembra di dover parlare solo di prestazioni sanitarie, asili aziendali e tutto quel campo là. In realtà il tema formativo mi pare che sia una fetta anche importante, che forse può interessare proprio la platea dei manager delle risorse umane. Sì, sì, la formazione è sicuramente una delle possibilità che diciamo entra, visto che ci bruciamo le competenze da un momento all'altro, quindi che un'azienda ci assista anche continuativamente in questo senso mi sembra possa essere importante. È una delle possibilità a cui il dipendente può accedere. Noi abbiamo in questo senso delle evidenze anche importanti, appunto, di dipendenti che hanno anche volontariamente scelto di investire la propria componente welfare in percorsi di formazione, di aggiornamento, e quindi anche ancora una volta questa è un'evidenza di come un bisogno
che come dire, è in qualche modo trasversale, possa essere sollevato anche attraverso diciamo uno strumento come quello del welfare. Quindi sicuramente la formazione, pur non essendo diciamo, la componente principale, perché a livello di dati il consumo del benefit cosiddetto è ancora concentrato per un 70-75% all'interno di bisogni, quelli che sono i bisogni primari, quindi la parte di istruzione, la parte di diciamo, spese sanitarie, la parte di previdenza, ma negli ultimi anni in particolare la componente legata proprio alla formazione in generale, alla cultura, è una componente in forte crescita, soprattutto su alcune fasce, quelle ad esempio appunto più giovani anche in termini di, certo, di età, che hanno magari una maggior attenzione e sensibilità verso temi legati a... Avvocato Codella, ci sono delle soluzioni legali che possono aumentare i vantaggi del welfare? Sì, avevo fatto delle fantastiche slide che però non vedo, pazienza, ve la racconto. Allora, ce n'è una che secondo me ha sempre soddisfatto tutti, cioè voglio essere netto. A distanza di 3-4 anni noi abbiamo fatto una mappatura sui nostri clienti, abbiamo visto le diverse soluzioni di welfare, se e come hanno soddisfatto le aziende e i lavoratori. Ce n'è una che ha una soddisfazione reciproca più o meno del 100%, è quella di introdurre sistemi di welfare attraverso un accordo aziendale sul PDR, sul premio di risultato. Perché? Perché magari sono cose note, però meglio ripeterle. A un certo punto una legge dice cerchiamo di facilitare la stipulazione di accordi aziendali sul PDR dando un vantaggio, una leva fiscale sull'IRPEF, cioè si pagano meno soldi, si paga solo il 10% aliquota IRPEF se il lavoratore ha questo premio in denaro. In questa legge è previsto cos'altro? È previsto che qualora nell'accordo aziendale, quindi nell'accordo sottoscritto con i sindacati, vi sia la possibilità di trasformare i premio di risultato in denaro in servizi di welfare, questi vantaggi fiscali e previdenziali sono ancora maggiori. Perché questa secondo me è una soluzione win-win? Perché purtroppo io quando faccio queste riunioni ho sempre l'HR che magari è un HR di sviluppo e che quindi vuole cambiare le cose, dall'altra parte del tavolo però il CFO che giustamente è attento ai soldini e dice ma non capisco bene la ragione per cui io devo dare a pioggia dei servizi di welfare che comunque mi costano, perché magari non sono così convinti o non sono ancora convinti, nonostante condivida tutte le osservazioni, che un lavoratore felice sia comunque più produttivo. E magari si dice ma perché io mi obbligo a dare questi servizi di welfare a pioggia, leghiamoli a qualche obiettivo. E se non è questo è coerente, lo condivido, perché anche non so, la legge sullo smart working, e sono tutte novità legislative che legano la produttività agli obiettivi. E quindi si dice, se l'azienda va bene, quindi se l'azienda ride, io definisco un obiettivo con i sindacati, e in questo caso ride anche il lavoratore, perché potrà o avere un premio in denaro comunque sostanzialmente defiscalizzato, o addirittura una maggior leva economica attraverso servizi di welfare. Quindi l'azienda ha il vantaggio che, diciamo, che sopporta il costo solo al raggiungimento dell'obiettivo, che è sostanzialmente quasi sempre un obiettivo che può essere legato al MOL piuttosto che al fatturato, comunque alla produttività, e quindi non si obbliga a un costo fisso. Peraltro è rinnovabile praticamente anno per anno, quindi non è un matrimonio, diciamo, non è in tutela reale, come dire, ma diciamo, è una cosa che si può ridefinire temporalmente ogni volta. Il lavoratore comunque è stimolato perché effettivamente vuole arrivare all'obiettivo per ottenere poi un beneficio che può essere economico o addirittura di welfare aziendale. Quindi questa è sicuramente una soluzione che secondo me può essere anche adottata con una certa, diciamo, leggerezza da parte delle aziende, perché non impone dei costi fissi, si può diciamo, livellare a seconda di quelle che sono le esigenze. Peraltro una cosa che aggiungo, facilita molto le relazioni sindacali, perché effettivamente comunque i sindacati, si costruisce con i sindacati non solo un rapporto di conflitto, ma di vera concertazione, perché si definiscono gli obiettivi e sostanzialmente si dà un beneficio ai lavoratori che saranno, diciamo, contenti della cooperazione tra le due parti sociali. Questa la trovo davvero una soluzione adottabile, non così difficile, non permanente e che porta vantaggi a entrambe le parti. Certo, grazie. Professor Amendolito, magari sul tema sindacale so che e sarebbe piaciuto anche affrontare questo tema, insomma, quanto il sindacato 4.0 deve cambiare approccio rispetto a questi argomenti, a queste tematiche. Sì, anche questa domanda si riallaccia a quello evidenziato anche stamattina con riguardo ai precedenti interventi. Cioè, in questo momento storico,
il sindacato deve, secondo me, abbandonare, e in fretta anche, quell'ottica, io dico ontologica, di conflitto nei rapporti, nelle relazioni industriali, nelle relazioni sindacali. Perché ho parlato di collegamento con quello detto sull'introduzione delle intelligenze artificiali nel sistema economico. Perché anche lì, cioè se il sindacato non cambia approccio, colloquiando e interrogandosi, fermo restando che i diritti sindacali vanno garantiti, che il conflitto ci può essere, come no, è stato evidenziato poco fa, cioè il conflitto può esserci, però non può essere ontologico, cioè non si può partire nella fase ricerca, di ideazione comunque di quello che può essere il cambiamento, cioè il cambiamento è in atto, noi abbiamo come parti sociali l'obbligo di interrogarci di come affrontare il cambiamento. E peraltro, e quindi passiamo alla legge sul welfare, la legge sul welfare è permeata di questo approccio proattivo delle parti sociali, lo definisco io, cioè perché dicevo, parlavo della norma generale della contrattazione collettiva nazionale, no, che obbliga al welfare per alcune aziende, no? Devi dare 200 euro all'anno in più. Vedi tu come darli, esatto. Vedi tu come darli. Io invece prediligo, come anche evidenziato dal collega, la contrattazione aziendale, che va a creare un abito sartoriale per l'azienda, però ci si deve sedere a tavolino in un'ottica di collaborazione, di crescita dell'azienda stessa e non in un'ottica di conflitto. Beh, vediamo come posso. No? Il sindacato oggi continua a vedere e quindi a far applicare la normativa sul welfare come una sorta di ciliegina sulla torta per erogare un qualcosa, cioè si esce poi dai tavoli, si sottoscrive il contratto, si va a fare l'assemblea sindacale, si dice ragazzi, lavoratori, compagni, abbiamo perché si fa ancora. I compagni fanno le maestre. Nei tavoli sindacali continuo a sentire padrone, io ogni volta dico ma vogliamo ragionare in un'ottica romantica, cioè il matrimonio, no? Marito e moglie si sposano, diciamo la prima notte di nozze dovrebbe essere tutto rose e fiori, quindi anche nell'ambito del rapporto di lavoro ci sa. Poi il conflitto può esistere, no? Il divorzio può esistere. Però io sento ancora, no, parlare in questa, quindi allora si va a fare l'assemblea e si dice abbiamo raggiunto 700 euro in più all'anno, no? Io ho una cliente che posso anche citarla perché ha fatto un bel accordo sindacale in materia, che tra l'altro credo che sia una cliente di Segwelfare, che è il gruppo Esprilia, che ha erogato sino a 800 euro all'anno in più ai dipendenti, però dando la possibilità, addirittura una parte anche sotto forma di azioni, perché è una società quotata in borsa, ai lavoratori, però lasciando a livello volontario la possibilità di vedersi erogare, quindi con un saving fiscale maggiore, come diceva il collega precedentemente, erogare, diciamo, sotto forma di servizi welfare oppure a livello di moneta. Il paradosso è che la maggioranza dei lavoratori hanno scelto la forma della monetizzazione. Certo. Ma perché? Perché a monte il sindacato, a mio modo di vedere, non ha lavorato così come avrebbe dovuto. Per il cambio del paradigma culturale. Io purtroppo devo interrompervi, però so bene che avete lanciato tante provocazioni interessanti, esatto, di tutta una giornata. Chiediamo appunto alle fonti se ce ne organizzano un altro ad Eleonora più su questo. L'ultima domanda che io avrei voluto fare alla dottoressa Rosa Spina, ma no, non gliela posso fare perché devo chiudere, ma gliela faccio, la suggerisco agli HR manager che sono venuti a trovarci. Se dovessero da questo momento in avanti ipotizzare di confezionare al loro interno una rosa un po' più consistente di servizi di welfare aziendale, da dove si comincia visto dal punto di vista del manager che appunto si occupa di risorse umane, quindi l'esperienza di Danone è significativa. Grazie, adesso c'è il coffee break e poi riprendiamo fra una ventina di minuti al massimo.